Questa è la nuova mappa del capitolo 2 di Only Up, ma c'è un grandissimo problema. Se cadiamo, dobbiamo eliminare Fortnite per sempre. Signor Conti, sei pronto per partire? Sì, sono prontissimo, ma sinceramente c'ho paura. A partire da adesso, ogni 2 minuti suonerà questo allarme e partirà una sfida per entrambi. Chi la completa è salvo, chi non la completa invece dovrà buttarsi completamente giù e ricominciare da capo. Come ricomincio da capo? Mica voglio perdere l'account io. Tranquillo Conti, perché quello di eliminare Fortnite è solo una delle tante penitenze. Infatti ce ne sono anche di peggio. Oh mio Dio, ma io non volevo registrare questo video con te. Ma perché ho accettato? Cioè perché mi chiami solo per sti video strani tu? Questa qui è la ruota delle penitenze. E signor Conti, ogni volta che cadi quella ruota andrà a girare e ti potranno capitare vari penitenze, tra cui eliminare Fortnite, correre nudo in strada e riempirti di schiuma da barba in faccia, quindi attento. Oh, ma che cazzo non è sta roba? Oh, lollo! Ecco, io ti avevo avvisato, è partito l'allarme, quindi prima sfida, ragazzi, andiamo subito! Prima sfida, chi arriva primo a 500 metri. Signor Cotti, io spero che tu abbia capito di che sfida si tratta. Ti vedo, sei sotto a me! Sì, sì, ho capito la sfida che dobbiamo affrontare, ma il problema è che ho veramente paura, anche perché mi sto impegnando un sacco in questa mappa, ma non riesco a fare niente! Godo, così posso superarti! Conti, sono arrivato ai 200 metri e adesso è molto più semplice, perché questi cosi mi faranno volare, quindi vado... No, ma scusa, ma la sfida non era arrivare ai 60 metri, no? Perché ci sono già arrivato io. No, la sfida è arrivare a 500 metri. In questa fase non è importante se cadi oppure no, l'importante è arrivare a 500 metri. E te lo dico, ci sono molto vicino. Sono a 350. Possiamo dire che questa mappa non la devono chiamare Only Up, ma come bestemmiare in 24 lingue diverse, no? Perché, cioè, veramente io non riesco ad arrivare a 100 metri. Ve lo dico, sto facendo anche un ottimo tempo. Sono a 400 metri in 2 minuti e 50, ragazzi. Penso sia il mio record personale. Ragazzi, 430 metri, Conti, la tua penitenza si sta avvicinando. 440 metri, aspetta, no. aspetta che arrivo. No, ma io continuo a cadere, non riesco ad andare dritto. Mi separano pochissimi metri dai 500, adesso arriva la parte difficile. No, ti prego, dimmi che ce la faccio. Ok, 480 metri, ti prego non cadere. Non devo cadere adesso, ragazzi, non devo cadere adesso, per nessun motivo al mondo. 482, oh mio Dio. No, dai Lollo, ti prego, io sto ancora a 0 metri, ti 400... rendi conto della gravità? Stavo per cadere a 490 metri, non ci voglio credere. Come cavolo ci arrivo? Non lo so, in realtà io non ti voglio aiutare, perché cioè sennò vinci tu e io non voglio fare le 499. Oh mio Dio, che ansia. Che ansia, c'ho più ansia di te. Ah, 500, leggeteli, 500. Dai, sì, dai. Vabbè, comunque dai, ci stavo, anch'io ero arrivato molto vicino, sto a 4 metri adesso. Vabbè, dai, diciamo che la prima penitenza il signor Conti se l'è meritata. Andiamo a girare la ruota e vediamo quale gli capita. Oh Conti, no, non è di quello che ti è uscito. Cosa, dimmelo. Posso dire che ho paura? Cioè, parla per favore, che se no mi metti ansia. Devi andare al bagno, prendere la schiuma da barba e mettertela in faccia. Questa è la prima sfida. Ah, pensavo in culo. Ancora meglio. Vabbè, scherza. No, dai, sento suoni di sirena, signor Conti. Oh mio Dio, Lollo, ma guarda come sono conciato, sembro un pagliaccio. Senti, pagliaccio no, è il momento della seconda sfida. Sì, vabbè, seconda sfida, tu intanto c'hai la faccia tutta bella lì, io tutto tranquillo, io guarda come sto messo, c'ho tutta la schiuma da barba che mi brucia un sacco. Seconda sfida, Street Sniper e uccide uno youtuber. Signor Conti, te lo dico, questa è facilissima la sfida, cioè non possiamo perderla per nessun motivo al mondo. Ma no, ma è super facile Street Sniperare gli youtuber, dai, cioè, mo chi è che sta in live? Ci sarà il Refe da quello che ho visto. Esattamente, hai capito bene, c'è il Refe in live, quindi... Quindi adesso lo andiamo a stream sniperare, o almeno ci proviamo. Io intanto sono già arrivato a 200 metri, ragazzi, sono un fenomeno su questa mappa. E ti ricordo, signor Conti, che se non dovessimo riuscire a stream sniperarlo e soprattutto a killarlo, dovremmo buttarci giù, e questo vuol dire solo una cosa, altra penitenza. Allora ascoltami Lollo, ma non è cattiveria, ma io non mi voglio buttare giù, cioè metti che arrivo a 999 metri, non mi butto, eh. È il momento di stream sniperare lo youtuber famoso, è il momento di Refe, è in live in questo momento, ragazzuoli, e lo andrò a snappare. Ok, se vede Travis Scott vuol dire che è in quella casetta, ragazzi, è davanti a noi. Oh, preso? Non so chi è. Non capisco dov'è il Refe, non lo capisco, non lo trovo. Ok, ragazzi, il signor Refe si sta buttando all'astre lucide. Dovrebbe essere veramente facilissimo andare a stream sniperare. Dai, ce la farò sicuramente. Ragazzi, il signor Refe si sta buttando. All'astre lucide. Io sono super gasato e sono sicuro di trovarlo e ucciderlo. Ok, devo prendere subito le armi, assolutamente. Oh, finalmente una bellissima pistolina. Ci sta, veramente.
incredibile. Grazie mille Fortnite per farmi trovare le armi belle. Regà, non lo trovo. Non trovo il signor Rafe, ragazzi. Non so se è morto, non so se è scappato. Aiutatemi. Pensavo che questa challenge fosse letteralmente più facile, invece è super difficile. Ok, che figura di madre. Ragazzi, ve lo giuro, questa è stata la più grande figura di me nella vita. Ma sai la cosa divertente qual è? Che io ho pure detto, ma sì, ma sarà super facile stream sniper uno youtuber. Invece no, abbiamo fatto gli stupidi. Adesso dobbiamo buttare. Zitto, che almeno io lo avevo trovato. Tu manco l'hai trovato, quindi sì, buttiamoci. Guarda, stai zitto, veramente. Io non voglio fare più i video con te. Raga, dopo sto video vi giuro che non ti chiamerò più Lollo, basta. Non voglio fare più. Non so parlare. Questo vuol dire porca troia, mi sono preso in faccia. No, 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 Conti, non ci credo. Signor Conti, mi è uscita. Fatti una ceretta, cioè, auguri. Come fatti una ceretta? Ma io ci tengo tanto i miei pelettini. A parte che non c'ho peli perché sono ancora un bambino. Però vabbè, vabbè. Non mi interessa, strappateli tutti. Ma, sul petto. Sul petto? Ma c'ho due peli sul petto. Mi devo togliere gli unici due che ho. Allora, signora, lo sto per strappare. Io vi giuro, ragazzi, che non si vedono i peli. Ma c'ho tre peli. Tre peli c'ho. E quelli mi strapperò. 3, 2, 1. Oddio, che male. Che male, raga, me li sono staccati. Me li sono staccati. Andiamo a vedere invece quale sarà la mia sfida. Ma credo che sia facile, dai. Cioè, uscirà sicuramente la sfida più facile che esiste. Oh no, oh no, oh no. Ragazzi, no, non è vero. Non è vero, non lo sto facendo. Oh no. Aspetta. È finita nel naso. Ve lo giuro, è farina. Non è nient'altro. Oh, porca troia. Cosa? Che cazzo hai fatto? Ragazzi, forse ho esagerato. Queste penitenze hanno preso il sopravvento. No, no, devi fare la clip che chiami tua madre. Dice, mamma, lei fa... No, no, però gli devi dire una cosa che non ha senso, tipo... Ma senti, io, ma domani andiamo al lago, tipo... Come l'ore? Ciao, ma... Senti una cosa, ma quindi domani ci andiamo al lago? Quale farina? No, no, no. Cosa? Ci hai fatto qualche video scemo, eh? Un video scemo? Io? Video scemi? Ma te pare? Porca troia! Ma hai esagerato troppo! Hai esagerato! Conti veloce, questa farina mi ha dato alla testa, letteralmente sto già a 25 metri, io praticamente sto andando alla grande. Scusa, mi spieghi perché ci stanno dei cazzo di dinosauri in questa perché mappa? Perché questa è l'Holly Up, ma nella preistoria, nel futuro, nel passato, non lo so. È un viaggio nel tempo, signor Conti, e ti dico una cosa, sta suonando proprio lui, l'allarme. Questo no, vuol dire basta. Solo una cosa, un'altra basta sfida. Ma gli allarmi, Lollo. Hai veramente rotto il cazzo con questi allarmi. Cioè, scusa se sono scurrile, dico le parolacce. Ma basta, basta allarmi. Non voglio più giocare con te. Terza sfida, ragazzi. Il primo a farsi dare Instagram da una sconosciuta vince. Ragazzi, ma secondo voi qualcuno me lo darà Instagram in queste condizioni? Secondo me no. Cioè, ma nessuno sano di mente darebbe Instagram a una persona del genere. Lollo pollo. Potrebbe essere. Ho solo 2 minuti. Scusi, signorina, per caso mi potrebbe dare l'Instagram? Ah, ma sei Lollo, oddio. Ma dici che faccio troppo paura così? Ciao, quanti anni hai? 17. Mi dai Instagram? Come no? Aspetta. È una sfida, ok? Ah, ok. Ma dove state? State in un albergo? Sì, piano terra. Vuoi pure l'indirizzo? Cioè, vuoi pure la camera? No, lo so che state a Roma, lo so benissimo. Devo prendere l'Instagram di una ragazza entro 5 minuti. Me lo potete lasciare? Oddio. Ti prego. Oppure facciamo il 2 in 1, capito? Che me lo date 2? Così ho super vinto. Te l'ho scritto in chat. Grazie. È una sfida. Chi riceve Instagram vince. Se no devo fare penitenze un po' più alte di questa. Va bene, te lo do per pena. Ti prego, manca un minuto, oddio. Non so se sei arrivato, se no te l'ho detto. Non è arrivato, dettalo. Non è arrivato, oh no. Guarda. Ok, ce l'abbiamo, va bene, ce l'abbiamo. Al limite del tempo, bro. Signor Conti, per fortuna nessuno dei due deve buttarsi di sotto perché abbiamo ottenuto Instagram tutti e due. Io l'ho ottenuto minuto finale, non ci voglio credere. Ma tu non hai capito niente, mi sono guadagnato 3 Instagram in 5 minuti, sono troppo bello. Lo so, ma io non lo potevo chiedere alle undicenni, capisci? Cioè... Sai la cosa divertente? Che una ragazza mi ha dato del quindicenne, no, del dodicenne, quindi mi sento veramente un uomo incredibile, anche perché ne ho 18, quindi che bello. Dove cazzo vado? No! Se gode, no, se gode. No, sono caduto, questo vuol dire solo una cosa, ruota delle penitenze di nuovo. Direi di concludere con le ultime due penitenze, ragazzi, signor Conti. Oh, si gode, devi disinstallare Fortnite. What? No, fratello, ti prego, che dopo devo registrare pure io un video, come faccio? Come faccio? Faccio la mia? Vediamo che...
No, no, la cosa più brutta. Sto per andare a eliminare Fortnite. 3, 2, 1. La mia sfida è molto più cattiva invece. Devo togliere il fantastico codice Lollo Pollo. Mi raccomando però, voi utilizzatelo tutti. Io devo mettere un codice diverso. Devo mettere Conti. Conti. Devo mettere il codice Conti, ragazzi. Voi mi raccomando, mettete quello giusto. Io metterò il codice Conti. E ragazzi, quello giusto, quello che ha messo Lollo. No, 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 dovete mettere il codice Lollo Pollo. Non fate cazzate, vi vedo. Vi tengo d'occhio soprattutto perché sono tutto infarinato. Ragazzi, io ve lo dico, dopo che ho fatto questa cosa, voi un mi piace lo dovete lasciare, soprattutto per la farina e perché Conti ha disinstallato Fortnite, ok?